non ci interessa la cassa integrazione o altre cose, di cittadinanza, non vogliamo, noi vogliamo il lavoro. È una tristezza enorme. Ancora in braco, oggi Ventures, lavoratori in piazza davanti al Tribunale di Torino per manifestare in occasione della prima udienza per il fallimento dell'azienda di Riva di Chieri, fornitore della Whirlpool, un'altra azienda al centro della cronaca. Aspettiamo che i di Bari, i nuovi proprietari, questi qua della Ventures, il giudice li manda tutti a casa immediatamente, senza temporeggiare. Hanno rubato, hanno visto la finanza e tutto, non devo dirlo io, e devo andare a casa. La Procura della Repubblica ha insistito per la dichiarazione immediata di fallimento. L'avvertenza è, ahi noi, a un punto morto, perché da marzo che i sindacati e gli operai dicono al Ministero che non c'è niente e che devono essere fermate queste persone, e loro non le hanno fermate. Ci credevamo in questa reindustrializzazione, invece è tutta una farsa come è successo. Mi avevano detto che dovevo insegnare agli altri a smontare e rimontare bici. Ho fatto per 2 mesi cinque bici, smontato e rimontato. Poi da lì ci hanno detto no, ricette il capannone che adesso partiamo, non abbiamo visto né una linea né un macchinario, nulla di nulla. Non ci servivano gli 007 per arrivare a capire che era una truffa legalizzata. Ho dato 32 anni della mia vita. E oggi mi sono trovato così. Ho 51 anni e insomma trovare lavoro a questa età non è che sia così semplice. Ecco. Con 800 euro di cassa integrazione non si può andare avanti. Morti per morti, non c'è azienda, non c'è futuro, non c'è niente, non so come vivere, far mangiare la famiglia, quello mi resta. Il governo sta facendo qualcosa? Niente, assente, da 3 mesi che aspettiamo di fare un incontro. E non rispondo, le pattonelle non ci sei mai visto. Tutti i governi uguali, infatti io ho perso la fiducia nella politica perché ormai abbiamo visto tutti, quindi se sono di destra, di sinistra, di centro non ce ne frega. L'importante è che facciano le cose come vanno fatte, cioè dare un lavoro e la dignità alle persone.